Ugo Alciati, ambassador di Expo per quanto riguarda il latte, ma il latte è trattato in maniera particolare perché tu proponi qua un gelato davvero fantastico, l'abbiamo assaggiato prima, è qualcosa di unico, di irresistibile. Sì, è un gelato fatto in modo molto semplice e fatto con un latte molto particolare però, è il latte della mucca bianca piemontese, delle valli di Stura. Pascoli alpini tra gli 800 e i 1500 metri, mucca allo stato brado, quindi un latte molto ricco, molto profumato, latte di una mucca che produce molto poco latte perché fa tra i 10 e i 15 litri massimo contro una mucca diciamo da latte normale che ne fa tra i 50 e i 70, quindi poco produttiva e difficile da gestire in alta montagna. Quindi stiamo cercando, io come ambassador di Expo, sto cercando di aiutare questi piccoli produttori a valorizzare il loro prodotto. Un prodotto assolutamente da valorizzare ma anche da salvare. Sì, il rischio è quello che piano piano scompaiano questi allevatori, che non vengano diciamo rimpiazzati magari dai figli o da altri produttori, perché è un lavoro molto faticoso e molto difficile. Vogliamo spiegare come viene preparato questo particolare gelato che tu presenti ad Expo? Sì, è un gelato di una semplicità estrema, nel senso che ci sono 5 ingredienti che sono quelli minimi per poterlo chiamare gelato viene mantecato al momento, cioè non viene prodotto e poi stoccato, ma servito immediatamente fuori dalla macchina. Servito con? In questo caso l'abbiamo abbinato a un crumble di cioccolato fondente e a dei pistacchi verdi di Bronte. Ma non è solo il gelato che tu presenti qua, perché poi c'è anche un menù tutto tuo. Sì, abbiamo un menù di 4 portate che presentiamo, abbiamo cominciato a presentare oggi fino a domenica sera, ed è un menù come sempre legato alla nostra tradizione piemontese, legato al territorio, legato ai produttori. Lo vogliamo spiegare, illustrare questo menù? Sì, cominciamo con l'entrée, che è un peperone ripieno cotto al forno, quindi ripieno di tonno, capperi e acciughe. Poi abbiamo un riso che invece è un riso un po' particolare, perché è un riso dove si trovano ingredienti piemontesi ma che di solito non si trovano raggruppati in un unico piatto, ma sono sparsi a caso. Quindi facciamo questo riso con alici di menaica, quindi le acciughe, che è un prodotto di largo utilizzo in Piemonte, ricotta sempre delle valli cuneesi, e una crema di zucchine. È un riso curioso perché viene mantecato bianco, dopodiché viene condito con queste tre salse come se fosse una pasta anziché un riso. E poi cosa c'è ancora? E poi abbiamo ancora questo cubo di vitella, che è uno stracotto, quindi un sottopaletta arrosto dell'avena cotto a bassa temperatura. Oggi ci sono un po' di discordanze sulle cotture a bassa temperatura, ma in realtà la bassa temperatura di questo stracotto la faceva mia nonna negli anni 50, spostando la pentola dove la stufa era meno calda o più calda a seconda delle necessità. E per ultimo il gelato. E per ultimo abbiamo il gelato. Vini particolari da abbinare? Beh, i vini sono talmente tanti, soprattutto in Piemonte, ma anche in tutte le regioni d'Italia, che veramente è un piacere poter lasciare al pubblico una scelta così vasta. Come ambassador, che messaggio vuoi lanciare a chi deve ancora entrare a questa Expo, visto che poi è aperto solo da una settimana? Sì, in effetti sembra che sia aperto da chissà quanto tempo, invece in realtà è solo una settimana e c'è ancora un sacco di tempo. Io mi auguro che tutti abbiano voglia e mettano in programma di venirsi a fare una visita, perché comunque, anche se non lo si può girare tutto in una giornata perché è veramente vasto e grande, abbiamo la possibilità di vedere le culture gli usi e costumi di un mondo intero, tutti chiusi nello spazio di una piccola città. Invece, per chi non ti troverà in questa settimana all'Expo e vorrà venire...